Che cosa opera l'ordine nel massone? Quale azione esercita esso sul mondo? Se l'associazione non è interamente vana ed inattiva, colui che vi si trova deve però, senza dubbio, stia pure egli a quel livello della cultura che più gli talenta, avvicinarsi alla maturità assai più che non avrebbe fatto lo stesso individuo fuori dell'associazione. Nel caso dell'uomo sveglio e pronto, ciò vale anzi per ogni nuova relazione in cui egli entra. Io prendo qui maturità e pienezza di cultura universalmente umana per termini equivalenti e a buon diritto. La cultura unilaterale è sempre immaturità. Quand'anche da una parte dovesse essere eccesso di maturità, dall'altra però sarebbe certamente, appunto a tal uopo, aspra ed acerba immaturità. Il principale segno distintivo della maturità è la forza mitigata dalla grazia. Tutti quei suoi potenti corrucci, quei larghi impeti e assalti, sono le prime e pur necessarie tirate e scosse della forza che si sta sviluppando. Ma essi non si constatano più. Dopo che è compiuto lo sviluppo e si è pienamente realizzata la bella forma spirituale. O, per dirla coi termini retorici della scuola, una volta venuta la maturità, l'ardita poesia si disposa alla chiarezza della mente e alla rettitudine del cuore e la bellezza entra in connubio con la saggezza e la fortezza. Questa è l'immagine dell'uomo maturo ed evoluto, quale io la concepisco. La sua mente è del tutto chiara e libera da pregiudizi di ogni specie. Egli signoreggia il regno dei concetti, estende il suo sguardo sul dominio della verità umana il più lungi possibile. Ma la verità è, per lui, interamente soltanto una, solo un tutto unico ed indivisibile. Nessuna parte di essa egli antipone ad un'altra. Anche la stessa cultura dello spirito è tuttavia per lui solo una parte dell'intera cultura. E tanto poco gli va a genio di farla finita esclusivamente con quella, quantomeno gli verrà in mente di farne a meno. Vede benissimo e non si fa ritegno di convenirne quanto altri siano in ciò più addietro di lui, ma non si sdegna per questo, poiché sa quanto dipenda anche in ciò dalla fortuna. Non impone a nessuno la sua luce. E tantomeno la mera apparenza della sua luce, sebbene egli sia sempre pronto a darne, secondo le sue capacità, a ciascuno che ne desideri e a dargliela in quella singola forma che gli è più gradita. Tuttavia, egli si tiene contento anche quando nessuno ha brama dei suoi lumi. È integralmente retto, coscienzioso, forte contro se stesso nel suo intimo, senza dare esteriormente la minima importanza alla sua virtù, né impone agli altri la contemplazione mediante affermazioni della propria onorabilità e sacrifici clamorosi e affettazione di alta serietà. La sua virtù è tanto priva di artificio e direi quasi pudica quanto la sua sapienza. Il suo sentimento dominante verso le debolezze degli altri uomini è di benevola compassione, non già affatto di sdegnoso corruccio. Egli vive fin di quaggiù nella fede in un mondo migliore, e questa fede soltanto conferisce agli occhi suoi valore, significato e bellezza alla sua vita su questa terra. Ma egli non impone menomamente questa fede a nessuno, bensì la porta in sé come un tesoro nascosto. Questa è l'immagine dell'uomo perfetto, l'ideale del massone. Né egli bramerà una perfezione maggiore di quella che l'uomo possa raggiungere, né vorrà vantarsene.
La sua perfezione non può essere altro che umana. Ciascun uomo deve essere compreso del dovere di accostarsi sempre più sicuramente a questa meta. Sol che l'ordine abbia qualche poco di attività, ciascun membro deve essere preso da questo moto di accostamento in forma ognor più visibile e con piena coscienza. Questa immagine deve ondeggiargli innanzi come ideale prefisso e ben vicino al suo cuore. Deve essere parimenti la natura in cui egli vive e respira. È ben possibile che non tutti, anzi, forse nessuno, singolarmente di coloro che si chiamano massoni, raggiungano questa perfezione. Ma chi ha mai superato la bontà di un ideale o anche solo di un'istituzione da ciò che effettivamente ne conseguono gli individui? L'importante è ciò che questi possono conseguire nelle condizioni stabilite. Quanto poi l'istituzione vuole e addita con ogni mezzo a sua disposizione, questo i suoi membri debbono conseguire. Né io affermo che i massoni siano necessariamente migliori di altri uomini, tantomeno che non si possa conseguire la medesima perfezione anche fuori dell'ordine. Ben sarebbe possibile che un uomo, non mai entrato a far parte dell'associazione dei liberi muratori, somigli all'immagine sopra delineata, e proprio in questi istanti ondeggia innanzi agli occhi della mia mente la figura di un uomo nel quale io la trovo eccellentemente attuata e che pure conosce l'ordine tutt'al più di nome. Ma lo stesso uomo, se fosse diventato nell'ordine e per mezzo di questo ciò che egli è divenuto nella grande società umana, sarebbe poi stato più capace di innalzare anche altri allo stesso suo grado, e tutta la sua cultura sarebbe più socievole, più comunicabile e quindi anche nell'intimo suo essenzialmente modificata. Ciò che sorge nella società ha maggior vita e forza per la prassi che non quanto viene generato nella solitudine. Questi sono gli accenni che volevo dare intorno all'attività dell'Associazione dei Liberi Muratori sopra i suoi membri. Ma si capisce da sé che i membri debbono essere sensibili al suo benefico influsso e, del pari, che le istituzioni debbono essere di tal natura che tanto il più quanto il meno sensibile si avvantaggi e progredisca nella sua giusta proporzione. E ora si presenta ancora il problema se questa associazione operi anche sul mondo.